il professor Maso Cartirovio, va bene, ha una certa esperienza, però aveva colto tutta quella novità che noi avevamo cercato di portare in questo testo, e lui ha cominciato a sottolineare alcune cose. Innanzitutto il termine nuovo che avevamo adottato, quello di ortodonzia pediatrica. L'ortodonzia è una branca pediatrica. Non possiamo non sottolineare che noi viviamo a contatto con i pediatri, che le malocclusioni si formano in primi anni di vita, che è giusto intervenire per il momento, anche perché banalmente si va fuori in casa. E a parte questo c'è tutta una componente etica e una componente scientifica che ti porta a trattare precocemente. Questo testo è suddiviso in due parti. Una prima parte è una parte introduttiva di base, una parte in cui spieghiamo alcuni concetti che sono quelli che poi faranno da rotaia a tutto il resto del libro. Poi c'è il testo, c'è la parte della crescita, perché una conclusione si svilupperà e sarà trattata, e il trattamento della malocclusione dipenderà dalla permuta che si avranno negli anni e dal tipo di crescita. Conosciamo la crescita, conosciamo la permuta e sappiamo cosa farà, che fine farà la nostra malocclusione, se trattato o meno. Ma una novità di questo testo è quella che al posto di suddividerlo in prima, seconda, terza, quarta e quinta classe, l'abbiamo suddiviso in entità. Cosa vuol dire? Beh, cosa si fa quando abbiamo... Parliamo del morso aperto, quanti tipi di morsi aperti ci sono, come si fa a trattarli. Parliamo del morso crociato, come si tratta, del morso inverso anteriore. Parliamo dell'ora Hertz e dimostriamo cos'è, cosa sono e come si trattano. E abbiamo cercato di adottare dei registri semplici. Il registro semplice è dato da alcune caratteristiche. La prima caratteristica sono le fotografie. È molto più facile guardare e cogliere dalle fotografie